guardare, cadere le stelle per esprimere i nostri desideri. Non mi attendo, non spero, niente, niente, non cado. Vi daremo dei consigli per non mancare la serata con un astronomo, Stefano Giovanardi, grazie. Un astronomo! Eh sì, Samuele Anastas, grazie. Un astro stilista, Guglielmo Mariotto. Ed una stella! Le vedi questa sera le stelle? Sì, ti metti l'acqua. Chissà, non è che ci credo tantissimo. No, 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 nel senso anch'io come te non ho avuto questa fortuna di vederle poi così tante. E quindi non ti appassiona o ci provi però? Uno sguardo. Dai, stasera ci proviamo, è ora. Guglielmo ci prova, sì. Già ti immagino la sera. Senta, mi sto guardando il cielo in quel momento. Già nel senso non hai organizzato la notte di San Lorenzo? No. È un altro tipo di notte, non c'è brava, esatto. Certo, allora innanzitutto sopra di te avrai le stelle o ci sarà un soffitto? Sì, sì, sì. Già un poco secondo te promette ma vogliamo chiedere a Stefano Giovanardi cosa sono le stelle cadenti? La prima cosa sono delle vere stelle che cadono e qualcos'altro? In realtà per fortuna no, se fossero stelle per davvero sarebbe una tragedia. Invece sono qualcosa di minuscolo, noi le vediamo brillanti nel cielo eppure tutta quella luce proviene da un granello di pulviscolo con uno spazio spaziale che ha le dimensioni più o meno dei granelli di sabbia del mare, o anche di meno. Sì, sono minuscoli frammenti che provengono dalle code delle comete. Quindi questa sera facciamo un tuffo dentro la vecchia coda di una cometa. Quindi è la cometa che lascia la sua scia e noi vediamo queste scie. Sono particelle che le ha seminato a forza di girare e rigirare intorno al Sole lungo tutta la sua orbita. Infatti succede che questa sera noi, come ogni anno, intorno appunto alla notte di San Lorenzo, a bordo della Terra facciamo un incontro con l'orbita di una certa cometa che si chiama Swift-Dutton e che è proprio lei ad aver perso per strada tutti questi pezzetti. Qui sarà più facile vederle, sì. Anche perché poi saranno più visibili perché non ci sarà la Luna? Questo sì, il fatto che la Luna gentilmente si tolga di mezzo dal cielo elimina il disturbo della sua luce che ridurrebbe il numero di stelle cadenti. Infatti è nuova, quindi dopo